Mattia Curdeddu, avete vinto in rimonta questa Coppa Italia, per te la seconda, l'anno scorso trionfo con l'Anusei e adesso col Ghilarza, state festeggiando, siete felicissimi? Sì, felicissimi perché abbiamo vinto dopo un primo tempo in salita, perdevamo 1-0, erano molto messi bene in campo e quindi facevamo fatica a giocare. Dopo non abbiamo perso la calma, abbiamo preso le misure un po', abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto l'1-1 sul rigore e poi siamo riusciti ad andare in vantaggio, siamo contentissimi. Ecco, avete un po' penato alla fine perché il Taloro stava spingendo e anche colpa tua perché potevi fare il 3-1. Sì, hai perfettamente ragione, purtroppo certe situazioni non si possono gestire, quindi diciamo che mi sono un po' cagato addosso, come si dice in gergo, però dai, sono contento lo stesso, ho fatto l'assist per il secondo gol, quindi va bene così, dai. Senti, non è semplice poter festeggiare 2 anni di seguito in eccellenza una Coppa Italia così importante e sei tra i pochi, no, in Sardegna? Sì, sono contentissimo di questo, poteva essere la terza perché anche l'anno prima con l'Anusei, bastardo, l'anno prima con l'Anusei abbiamo perso i rigori, quindi va bene così, dai. Senti, adesso farete un viaggetto oltre Tirreno, incontrate il Cassino, per non lo sappiamo neanche noi, diciamo che ci siamo un po' informati e sicuramente sarà una gara tostissima, è una grande rosa, però noi cerchiamo di andare avanti anche qua. Quindi sapevate già di vincere, no? No, non sapevamo di vincere, però abbiamo messo le mani avanti, dai. Grazie Mattia, complimenti. Grazie.